Ah, le meraviglie del nazionale giapponese, cari ragazzi. Benvenuti in questo nuovo video, benvenuti in quella che sarà una win streak mascherata da Stranger Teams, che quindi noi chiameremo Stranger Streak, come già abbiamo fatto peraltro in passato, con un, come potete vedere, Eternatus Dialga, Urshifu Umbreon, Whimsicott, Salamence. Questo team, ragazzi, ha fatto top 4 al nazionale giapponese, dove il livello, insomma, è anche altino, livello anche di stravaganza, come potete immaginare, non è neanche male. Con un Eternatus Life Orb, Dialga Albicintura, Salamence Erba Chiara, è il Dynamax, probabilmente uno dei Dynamax fra Dialga e Salamence, Umbreon, Visiera Antisabbia, Antitrichrome, Whimsicott, Magibrillio, Encore anche Protect Tailwind, quindi abbiamo la modalità veloce. Non abbiamo la Trick Room in questo team, ci sarebbe anche potuto stare, ma non la vogliamo sfruttare. Poi abbiamo Urshifu Water, anti Incineroar, anti tante cose. Beh, che dire, proviamolo, proviamolo insieme. Questa è una settimana abbastanza clamorosa, molto ricca. Cominciamo 10 partite con questo team che vogliamo provare, così come, se volete provare, ormai lo sapete per chi segue le live in maniera assidua, in tal caso bravi, venite alle 18 su Twitch, ma anche alle 14, per esempio oggi che ci giochiamo Mario Strikers, è uscita la nuova Nuke Edition su Level Up e la notizia pazzesca, boys, è che avete il 30% di sconto su tutto lo store con il codice sconto Pardini, se volete portarvi a casa e accaparrarvi prodotti Level Uposi. Non è però l'unica annunciazione di oggi, perché finalmente sono aperte anche le iscrizioni alla Team Acqua Research Lab, ragazzi. Una scuola di competitivo da noi organizzata in quel di Livorno, con il Team Acqua, con non solo Sidonia come special guest per un meet and greet il giorno del sabato per firme, autografi e foto in sessione privata, ma anche Guillermo Castiglia Diaz, uno dei più grandi giocatori a livello internazionale, che verrà eccezionalmente, in quanto former membro del Team Acqua, a dare il suo contributo come professore alla scuola di competitivo in real life più bella di tutte. Nonché, fatevi una vacanza a tema Pokémon, conoscete altri appassionati e cimentate le vostre conoscenze in virtù anche di quello che sarà Scarlatto e Violetto. Se siete interessati, www.tarl.it, vi lascio il link al primo commento in descrizione, così che possiate anche nell'area contattaci mandare una mail senza impegno per chiedere come funziona, se potete partecipare e tutto quello che volete. Noi, nello specifico io, la segretaria di me stesso, sarò lì pronto a rispondervi. Ma adesso non c'è più, cari ragazzi, da traccheggiare. C'è da fare 10 partite con questo team. Speriamo di far bene, perché io non so Kaoru cosa abbia concepito. Andiamo. Acquista titoli digitali a prezzi scontati su Instant Gaming utilizzando il link in descrizione. E buona visione. Allora, avversario trovato e è meraviglioso, oserei dire è fantastico, poiché io sto giocando un team di un altro e un altro sta giocando il team mio e di Francesco Piero e di Carmine Aragone. Ci tengo sempre a precisarlo. Questo è il team che ho portato io alle WiC e in Giappone lo testano. Io godo, è bellissima questa cosa, mi inorgoglisce. Conosco quindi bene il team. Conosco quindi bene cosa può fare, cosa magari, boh, chi lo sa, può dargli noia. Direi Whimsy. E forse potremmo addirittura tentare un Salamence Lead. Oddio, sapete anche chi è che fa bene qua? Eternatus. Non vorrei che però lui mi partisse di Indidi. Se lui parte Indidi. Però Eternatus Lead, sperando che il nostro amico non abbia cambiato le cose, potrebbe non essere terrificante. Proviamo. Bellissimo, bellissimo.
Non ci poteva essere migliore avvio di Stranger Streak. Famo tendenza anche in Giappone, ragazzi. Ora però, no, concentriamoci, perché chiaramente non è che posso perdere contro il mio team. Diciamo che comunque vale Casella Verde. Indirizza Siam, bravo. Lo interpreta anche bene. Devo essere onesto. Devo essere onesto. Bom, Tailwind e botta. Proviamo. Il problema è che se faccio un lanciafiamme io poi non porto in range di vaccate. Sì, è proprio rippato. Speriamo che non abbia play rough. Tailwind. Io provo lanciafiamme, via. Se lui dovesse andare di non follow me, infatti così fa, si prende lanciafiamme. Lui overpredicta e allora si prende follow me. Ha fatto Mystical Fire qua e taglio. Bom, niente, fa male, poi magari gli ha dato expanding force sbagliando, infatti gli ha dato expanding force. Meglio, perché ci libera la slot. Mens. Ora il team suo, mio, non ha intimidate. Quindi qui Mens può fare indubbiamente bene. Ora Dudding purtroppo non basta. Io potrei anche asserbarmi. Chi è più veloce fra il Mens e l'Urshifu? Vabbè, fammi fare una bella dragone, perché il Mens nostro è Adamant e anche Urshifu, quindi in realtà va bene. Lui va via. Porca puttana, non me l'aspettavo questa. Se rifà expanding ci riporta al sash. Brutto maiale. Non mi aspettavo questo switch-in. Vabbè, ha rippato male, ragazzi. Quindi di no, sono una prova. Ma quantomeno abbiamo Urshifu in tonso. Allora, dovrebbe essere più veloce Mens. Abbiamo gli ultimi due, lui ora li mette anche lui. Noi ci diamo velocità. Perché lui non sta andando di Tailwind? Ha fatto Moonblast. Non mi dica, ha fatto 3.
G Pippolo, va bene. Ok, giusto. Ora però con chi mi entri? Un Kyogre. Giochiamocela bene. Non dovrebbe avere la Hail, ragazzi, dovrebbe avere la Lightning se ha rippato. Però ha fatto Vasta Energia, ha fatto Protect. E già la Protect su Indiri è voluto dire. Lui non sa che senza Safeguard, in certi matchup, mangia la merdola. Bene, bene, sono segreti che noi ci teniamo a tenere per noi. Allora, io faccio questa roba perché... se lui mi attacca di Hailstorm, chiaramente la partita è finita, perché mi fa doppia kill. Do il più uno perché sotto Rain, così noi abbiamo Acqua Jet che ammazza Zacian e poi vediamo cosa succede. Wincy Salamence, se lui ci attacca Urshifu, abbiamo contro Tailwind. Questi ha più uno sotto Rain, peraltro insomma no, ci serve anche per scombare tutto. Minchia che trollata alta al secondo colpo. Vediamo, dai, Hailstorm, no, flusso, dove? Su Urshifu, bravo. Ha consumato la mossa Dyna per fare un PS, quindi potrebbe sembrare una sciocchezzuola. In realtà è giusto tecnicamente, perché... ora lui ci spenge con una candela. Troppo forte per te, ragazzi. Troppo forte. E neanche la Ditch of Protect. Andiamo di Brick Break a più uno, è sufficiente. Vabbè, tanto lui probabilmente protegge. Però se protegge prende in core dopo. Forse, a meno che non ci tiri flusso su Whimsy, ma non penso. Il nostro menzino... a me non è che la regga troppo, ecco. Il flusso farà male. Secondo me sì, vabbè, lo reggiamo, ma nel senso prendiamo veramente troppo. Poi magari va su Wims. Fatto. Porca puttana, se me l'avesse retta. Ecco, se me l'avesse retta saremmo stati in partita. Però chiaramente non la può reggere. Che abbiamo fatto in core. Bisogna vedere se si regge un flusso, si può fare il miracolo. Magari con un dual wing beat crit, sai? A lui qui conviene quasi tentare la doppia, però io non so chi c'è dall'altra parte, quindi non è che posso predictare che lui vada di doppia. Io dico che il flusso ci fa 95%, ragazzi. Minchia come sono accurate. Ora lui torna piccinino. Noi siamo a più uno d'attacco, abbiamo un dual wing beat, siamo Adamant 252, però...
Raga, io tento dual wing beat perché abbiamo una possibilità di crit più alta. Abbiamo due colpi. Però lo sapete che anche se critto uno dei due, è una 120, non basta. No, non è una 120, è una 100, non basta. Devo fare crit di dragartigli e perdere con onore questa partita contro me stesso. Sì, se avessimo crittato avremmo vinto. È una casella rossa. Brutto partire con la casella rossa, però ce la possiamo permettere per due motivi. Perché il primo è che abbiamo perso contro noi stessi. Il secondo è che è un team molto stravagante il nostro, dobbiamo anche imparare a conoscerlo. Va bene così. Andiamo avanti. Lasciate mi piace, mi raccomando, ragazzi. Signor Savage, non ce ne voglia, ma dobbiamo passarle sopra in qualche maniera. Dobbiamo passarle sopra. Allora, io mi aspetto lì di Tundu qui. Lì di Tornadus. Poi se mi mette Latias per stronzeggiare, io che vi devo dire, ragazzi? Qui non è male neanche partire di Umbreon, fare Snarl. Tanto lui secondo me fa Tornadus di Alga. Questa illuminazione. Cosa che possiamo, per amore del cielo, fare anche noi, no? Wimpy più. Non mi sembra disdigevole. Ma sì, dai. Considerando il nostro Dialga 252 speed. Allora, cari boysi, questa va vinta, eh? Perché sì, una sconfitta col sorriso, quella di prima, perché la soddisfazione di vedere che siamo rippati in Giappone ci fa piacere, però è sempre stata una sconfitta, quindi non dobbiamo fare gazzade. Qui lui può fare fake out e più roba, così come può onestamente prendere e far parting shot. Io non saprei. Beh, tentiamo una protect. Tentiamo una protect. Se lui però prende e ci fa fake out hurricane, e vabbè. Se lui però prende e fa Tailwind, Parting Shot, è una merda. Scopriamolo subito. È esattamente quello che ha fatto. Ovviamente. Non poteva essere altrimenti, no? Qui noi, se avessimo fatto vento in coda, il turno dopo abbiamo potuto fare in core. Però vi ripeto, se io non metto Tailwind perché mi fa fake out Tarikin, io la partita la perdo. Se ora Taunt, essendo tornato adesso più veloce, noi abbiamo la Mental Herb, non siamo Koba, meno male, però che palle. Ma infatti io vi dirò, in virtù del più uno, azzardo e lo incoro. Ora noi è vero che siamo a meno uno, ma quello mi puzza veramente di Abu in una maniera indecente. Saettone, così metto il campo elettrico e dopo quando tiro la saetta su Kyogre farò un pochino di più. Sempre che lui non ci tiri la Hailstorm. Vabbè, se ci tira la Hailstorm e non si mette Tailwind, ma il Tornadus gli muore. Quindi sfrutta una Tailwind che in realtà
fatto che abbia portato Inzi, tra l'altro, per noi è positivo perché abbiamo un Shifu, quindi come dire, è una kill fatta. Il problema è che ce lo rifà dopo, vabbè. Abu. Tornadus morto, quindi noi metteremo Tailwind. Aspetta, ferma, sono andato smorto un paio di palle perché noi siamo a meno uno, però siamo expert belt, quindi lo scoppiamo. Dai, sì, giusto, dimenticavo l'expert belt che potenzia le mosse super efficaci del 20%, quindi lui resiste di sash ma poi muore della sua ail. L'hai messo a te. Immagino che rientrerà Dienzi. Quindi noi si va di Protect e poi mettiamo Tailwind dopo. Mettiamo una Tailwind tardiva che ci può piacere, ci può piacere. E vi dirò, se entra Dienzi, io non sto a overpredictare. Faccio Protect. Mi riprendo un altro Punishing Shot. Sti Gates. Allora, lui guardiamo qui a dietro, giusto per valutare anche di pescare, magari cercando di indovinare chi è il suo ultimo Pokémon dietro. Potrebbe non essere Dialga. Io magari vi dico, anche un Whirlwind nella slot di là potrebbe essere interessante tirarlo, che mi porterebbe in range tante cose. È anche vero che la saetta su Kyogre mi fa comodo per portarlo in range magari di tante altre robe, però fammi andare anche di là in modo e in maniera che così io abbia la possibilità di poter fare. Tanto lui, secondo me, lui rifà Parting Shot. Se mi butta, faccio per dire Latias. No, va di bruciapelo, ottimo. E allora te lo prendi. Noi gli stiamo anche installando la Dynamax a questa maniera. Che lui, a meno che non critti. Se avesse fatto Parting, chiunque dei suoi Pokémon dietro, nonostante il nostro meno 2, da una 150 di Dialga, Modest 252, quali siamo, avrebbe preso almeno un 50%. E quindi sarebbe andato in range o di Dynacannone o di Urshifu. Io la vado di suono a destra, infatti. Peraltro adesso non è da 100, però dai, Dialghino, su. Non fallo stupido stasera. Para? Para. 30%. Un altro monito, lui giustamente si ricicla il fake out. Se lui avesse fatto flusso, noi saremmo i bambini più contenti del mondo, perché noi vogliamo uscire sotto rain. Vediamo chi è il suo dolce amico. E invece ha portato proprio Dialga. Allora, i casi sono due: o fa flusso, o fa hail, o rimane parato. Allora, sta paralisi è una merda per noi. Perché se lui ora fa Trick Room, invece noi qui avremmo gradito la kill su Wimsy, saremmo entrati. Perché se ora lui fa Trick Room, anche in virtù della para. Bene, allora. Io vi dirò Protect. Sapete perché Protect? Perché così ho Encore dopo. E tuono again. Tanto Magibrillio non mi serve. È vero, mi tengo in campo un Pokémon che se morisse godrei come un maiale sotto Tailwind. Ok, lui lancia la Switch perché non ha Trick Room e quindi la prende malissimo, ma vi spiego.
se io fossi rimasto in campo e lui mette Trick Room o Encore, ho un modo di fargli perdere tempo, quindi a dover switchare contro switchare, perché Dialga sia Trick Room non ha Protect, quindi l'Encore la prende oppure leva e deve mettere per forza Incineroar. E a noi andava bene. Buono ragazzi, 1-1, andiamo avanti, facciamo un'altra. Kyogre, Umbreon, Niveltal, Insin, Ditundu. Bellino. Forse qua però davvero potremmo permetterci Umbreon. Il problema di questo Umbreon è che non ha Yawn. Quindi se mi lida di Tundurus io con Snarl sono messo male. Cosa ci possiamo inventare? Beh, indubbiamente Dialga, chiaro. Chiaro. Tailwind via. Whimsy Dialga. Sarà Dialga il nostro Dynamence. Ci potrebbe anche stare in realtà. Però qui devo portare sti 4. Qui devo portare sti 4. Umbreon sarebbe stato meraviglioso se lui non avesse avuto Tundu. Ma ha Tundu. Non possiamo far finta non abbia Tundu. Quindi lasciate mi piace e non fate finta che non abbia Tundu. Daje! Oh raga, io vi aspetto, alla Team Acqua Research Lab. Esperienza di vita, veramente, per chi l'ha fatta. Esperienza di vita. Nonché... sì, vacanza, tema Pokémon e tutto, ma... si studia, eh. Ivelta al Chiove. Ecco, fossi partito di... Allora, di Umbreon sarebbe stato Togo. Comunque, arriverà Snarl? Beh sì, probabilmente. Io potrei tirare una Lightning a destra e penso che è quello che farò. Perché sia che faccia Snarl, sia che faccia Dynamax, a me va bene. Lui leva e mette il suo Umbreon e quindi buono. Allora lui o è più lento il nostro Dialga, che non è lento perché è modesto, ma 252 speed, oppure non andare a maxare, quindi è una cosa che, come dire, ci aggrada in entrambi i casi. Infatti lui è andato di Snarl, sarà immagino a V, ecco perché dobbiamo, come dire, pigiarlo questo cazzo di... No, non è a bu. È Mortughi. Bene. Qui si gode, eh. Lui non ci può neanche fare Yawn. Ah. Buono, 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 buono. Dialga Expert Belt con questa coverage Terra, Drago, Steel, Elettro. È veramente terribile. In Didazzolo. Noi si va di Dazzlingleam. Voglio dire, è gratis. Che devo sta a prendere Snarl. E Dragone. Se ci fa Yawn, dopo si fa la Lightning. La partita è ovviamente in discesa. Capitalizziamola. Lui protegge, giustamente. Tenta l'Over Predict. Ma io infatti vado di là. Avessimo avuto Moonblast sarebbe stato doppia kill, perché sarei andato di là, perché abbiamo crittato. Ah, infatti non pensavo di farli così tanto senza la Life Orb, devo essere onesto. Però comunque Magibrillio, a meno che non critti anche quella, non basterà. Rimarrà uno Zizzirellino, ma pur sempre Zizzirellino. Ho i poteri. E non lo sapevo. Cioè, basta chiedere così? Cioè, è così che fanno i top? Ma è pazzesca sta cosa. Bellissimo. Meraviglioso. Pardo sculone, mi piace. Mi piace. Qui arriva un forfeit.
Faremo un forfè. Allora, partita, se muore Iveltal, per noi discesissima. Ma se crittiamo anche Umbro, partita finita. Cioè abbiamo sculato, diciamo. Abbiamo sculato una partita che non avevamo bisogno di sculare, ma abbiamo sculato poi alla fine. Quindi va detto. Casella verde. Ragazzoni, io vi saluto. Vi saluto con un 2 su 3 che fa morale. Che poi è un 3 su 3 perché abbiamo perso contro noi stessi. No, scherzi a parte, un 2 su 3. Gonfiate di mi piace questo video come se piovesse, perché cioè, vabbè, c'è Eternatus, c'è Salamence, c'è Umbreon e soprattutto è un team che ha fatto result. Noi ci vediamo allora per quanto riguarda con altri video sul canale, inframmezzeremo altri video, voglio anche farvi un video su Mario Strikers, ma poi ci rivediamo con questa seconda parte, eh. Mi raccomando, fateci un pensiero, la Team Acqua Research Lab, trovate un link in descrizione al primo commento. Io vi mando un bacione, ci vediamo oggi ore 14, Mario Strikers su Twitch e poi alle 18 per del sano, non so mica tanto, chiusa parentesi, buon Battle Spot, ciao a tutti.